Riccardo Cappetta, qui al Vinitaly numero 52. Quanti Vinitaly fate? Non 52, ma no, parecchie. Abbastanza. Ecco, qui abbiamo due bottiglie, Cappetta, Duchessa Lia, che è il marchio che controllate voi, e ci sono questi due vini, il Barchetto d'Acqui di OCG e il Moscato d'Asti, che sono entrati nella guida dei vini selezionati dal Vinitaly. Beh, una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione, anche perché il Barchetto è il secondo anno consecutivo e il Moscato d'Asti invece è una new entry. È una soddisfazione perché sono due DOCG tipici del nostro territorio. E voi siete di Santo Stefano Belvo? Noi siamo di Santo Stefano Belvo. Ed è così, diciamo, una conferma della nostra predisposizione agli aromatici dolci, appunto, del nostro territorio. Noi siamo molto orgogliosi di questa cosa. Voi, tra l'altro, nella vostra, diciamo così, slogan pubblicitario mettete nobili vini del Piemonte, quindi specificate proprio il Piemonte come, come produzione vinicola. Ecco, una cosa che voi producete è l'asti secco, su cui puntate molto, in realtà tutto il settore sta puntando molto sulla secca. Come va? Allora, noi confermo che ci puntiamo molto, stiamo spendendo anche molto in pubblicità, in cartelloni, Milano, Genova, azioni sul territorio, perché noi appunto ci crediamo molto. Allora, nella nostra zona sta andando benissimo e penso che sia il primo prodotto locale che viene consumato in zona in questi numeri. Bar, ristoranti, privati, e questa è la cosa prima comunque, perché il prodotto deve essere consumato dove nasce. Poi abbiamo dei buoni risultati in Piemonte, uscendo dal Piemonte fa un po' più fatica, in Lombardia eccetera. C'è da dire una cosa però, che secondo me non è un prodotto legato al Natale, ma legato molto all'aperitivo e anche al mangiare comunque. E quindi secondo me da adesso in poi inizia un periodo che può essere importante per capire l'evoluzione di questo prodotto. Voi siete leader per quanto riguarda il bracchetto nella GDO e avete puntato sempre molto sul bracchetto. In questo momento, diciamo, tutto il settore del vino piemontese è un po' in fermento, c'è l'asti secco, ci sono altri prodotti che stanno venendo fuori e c'è anche questa versione non dolce del bracchetto che è l'Acqui di OCG Rosé. Ci state pensando? Allora, noi ne abbiamo già assaggiati alcuni. Stiamo facendo un po' le nostre considerazioni e sicuramente è un discorso che valuteremo attentamente, anche perché è uno dei vini della nostra zona, quindi è un nobile vino del Piemonte, quindi sicuramente valuteremo attentamente questa opportunità. Allora, produttori piemontesi, produttori di vino e viticoltori da molto tempo, una domanda secca, una risposta secca: il mondo del vino piemontese corre, cammina o passeggia? Beh, corricchia. Poi se mettiamo certi paragoni di dove siamo adesso, purtroppo anche il corricchiare è molto poco, però non è fermo, quello sicuro, ed è importante. E questo è importante. E questo è importante.